La tradizione secolare delle focare, in onore di Sant'Antonio Abate a 15, si rinnova e si innova anche quest'anno. Ad aggiungere preziosità all'evento, il 17 gennaio ci sarà la quarta edizione della focara artistica in piazza San Sebastiano. La struttura di quest'anno rappresenta un castello con tanto di torri esterne e rampa circolare, che sarà disponibile alla curiosità dei visitatori. L'idea della focara artistica è nata 4 anni fa, dall'intenzione di Bruno Siano di realizzare un'opera votiva per una particolare circostanza. Il gruppo, che è costituito come associazione, è composto da cittadini di 15 che, in maniera del tutto volontaria, contribuiscono alla realizzazione dell'opera. Come quarto anno consecutivo, qui a 15 viene realizzato un castello manufatto di canne di bambù, il fascino realizzato per Sant'Antonio Abate, che però poi verrà incendiato il giorno 17 gennaio verso le ore 17. Quest'opera è tutto frutto dell'idea di Siano Bruno, professionista che fa questo da 40 e passa anni, maestro falegname, che si associa con un organizzatore storico qui di questo falò qui in piazza, Pietro Rubinaccio, per creare dei lavori, per un po' di armonia, per giocare, per imparare qualcosa, per far avvenire quante più persone possibili. Quindi diciamo che è una cosa fatta in bene e soprattutto senza scopo di lucro, quindi l'associazione Afocara si autogestisce, si autofinanzia, il tutto per fare qualcosa di bene, per farlo rimanere nel paese, per aggregare quante più persone possibile, ribadisco, dai paesi dintorni come Lauro, Moschiano, Taurano, paesi del Nolano, paesi della nostra provincia di Avellino e anche più lontano. Sono il presidente dell'associazione Afocara, insieme a Bruno Siano da 4 anni abbiamo intrapreso questa costruzione di una focara artistica. Giustamente negli anni l'abbiamo trasformata perché non dava un segnale ai giovani, perché stavano andando via. Allora, cercando di creare questo tipo di focara particolare, curata nei dettagli, tramandando, trasportando i ragazzi con la curiosità dell'artigianato, di come si piazzano le canne d'incasto, e insieme ai ragazzi prendiamo spunto per fare un progetto particolare. Quest'anno hanno deciso di fare il castello, che abbiamo chiamato il castello della confessione. È particolare perché dentro c'è una galleria che le persone entreranno dentro. Sono 2 mesi che abbiamo studiato questo progetto, dando le opportune modifiche man mano che l'abbiamo montato. Ci sono venute delle idee nuove, abbiamo chiesto consigli agli anziani, ai giovani, ai vicini. Ci stiamo abbinando una sagra che è tutta collegata a Sant'Antonio, protettore degli animali, e visto che non va in contrasto con altre sagre, faremo la sagra del maiale. È iniziata 4 anni fa perché Bruno venne vicino a me, io che sono l'ultimo rimasto a trovare le fascine col vecchio falò tradizionale, visto che mi ha trovato in difficoltà, ha detto proviamo a fare l'artistica. I giovani si sono entusiasmati a questa novità e sono tutti insieme a noi a darci una mano a costruire. Siamo dunque di fronte alla riforma di una tradizione che avvicina i giovani all'artigianato e di anno in anno accresce l'interesse dei visitatori. Saranno presenti all'evento il presidente di Confindustria Pino Bruno e il presidente della provincia Biancardi.